Acqua più fredda rispetto a quella del lago, torbida e con i detriti. L'apertura emergenziale della galleria Mori Torbole di ieri, in seguito all'innalzamento del livello del fiume Adige, potrebbe avere conseguenze severe per la fauna e l'ecosistema del lago di Garda. Pesci, ma anche le alghe e tutto ciò che vive nelle acque più calde del lago, ora rischiano di non riuscire più ad adattarsi alle nuove condizioni. Certamente il problema riguarda il fatto che comunque immettendo un liquido a una temperatura comunque diversa da do, in un luogo dove vivono delle specie di qualsiasi tipo siano, vegetali piuttosto che animali, questo inevitabilmente comporta un cambiamento dell'habitat e questo è un problema assolutamente importante e rilevante dove moltissime di queste specie non riescono ad adattarsi. L'altro grande problema di questa immissione di acqua, delle acque dell'Adige nel lago di Garda comporta che ecco, naturalmente queste acque trascinano con sé anche tutta una serie di inquinanti che sono purtroppo presenti nelle acque del lago dell'Adige, ovvero prevalentemente sono metalli. Ora spiega il vicepresidente di Legambiente Verona, andranno fatte tutte le dovute verifiche per constatare il livello del danno. Bisogna valutare le temperature, bisogna valutare molti elementi e poi dopo forse si potrebbero e si potranno fare delle valutazioni un po' più approfondite.